Salve, sono Pietro Luppi, direttore dell'Osservatorio del Riutilizzo e presidente di Occhio di Riciclone Italia Onlus. Oggi parlerò dei centri di riuso, dei centri di preparazione per il riutilizzo e della differenza che esiste tra questi due concetti e ragionerò sul senso di questa differenza e se ha senso fare una differenza. Ecco, adesso mi spiego meglio. Noi, come Occhio del Riciclone, Osservatorio del Riutilizzo, abbiamo iniziato ad analizzare la questione circa 20 anni fa, era 2002-2003, a partire dalle interviste fatte dagli operatori dell'usato vulnerabili di Roma, che ci segnalarono come all'interno del flusso dei rifiuti urbani di Roma ci fossero quantità considerevoli di beni durevoli perfettamente riutilizzabili, ma non solo riutilizzabili, anche con valori di mercato. Negli anni successivi ci dedicammo a verificare queste dichiarazioni, facendo migliaia di ore di analisi e osservazione direttamente presso i 6 centri di raccolta che c'erano a Roma e poi successivamente anche presso una ventina di altri centri di raccolta in altre regioni d'Italia, analisi fatte su campioni statisticamente rilevanti, quindi stiamo parlando di migliaia di ore di osservazione, in cui compilammo dei formulari oggetto per oggetto, andando poi a stabilire il valore di mercato, le condizioni, lo stato di conservazione, eccetera. Le conclusioni furono abbastanza sorprendenti. Quindi non solo c'era un flusso di beni riutilizzabili dentro ai rifiuti urbani, ma anche un valore economico considerevole. E facemmo un'analisi un po' meno approfondita, però comunque significativa presso i contenitori stradali di Roma, e lì addirittura trovavamo 33 milioni di euro l'anno di valore. In merito a beni durevoli, ovviamente non voluminosi, però di piccole e medie dimensioni. A partire da questa base di analisi, andammo ad analizzare gli operatori dell'usato, anche i centri di riuso che esistevano all'epoca, con l'obiettivo di capire quale sistema, quale filiera potesse essere costruita. Dei centri di riuso ci rendemmo conto subito di alcuni limiti, e parliamo di 15-20 anni fa. Limiti che purtroppo non sono mai stati analizzati a dovere, oltre il lavoro che abbiamo fatto noi, cioè non ci siamo resi conto, cioè, non esistere delle azioni di benchmarking serie, tant'è che continuano ad aprire centri di riuso sugli stessi modelli che 20 anni fa erano falliti. Quindi ricordiamo per esempio esperimenti come quello del quadrifoglio a Follonica e molti altri che a quel tempo avevano senso perché appunto si stava sperimentando, dopodiché però si è andati a riprodurre sempre lo stesso modello. E vado nel merito, c'è un problema con i centri di riuso che è relativo alla gestione parallela, ossia chi ha familiarità con la progettazione e pianificazione di sistemi di raccolta differenziata sa che è molto più efficace fare delle pianificazioni di tipo integrato, quindi disegnare dei sistemi con costi integrati e non con costi aggiuntivi, per cui fare le raccolte differenziate con costo aggiuntivo rispetto alle raccolte indifferenziate può essere inefficace e anche più costoso. E qui il mio maestro Enzo Favoino dice: no, è molto più efficace avere una visione integrata dove i flussi vengano progettati anche in termini di costo in modo separato, però con un obiettivo comune, eccetera, eccetera. Traslato alla situazione del riutilizzo e dei centri di raccolta. Quello che per noi è ovvio, ma non è purtroppo idea diffusa, è che non ha senso che ci siano degli operatori al lato del centro di raccolta che fanno lo stesso lavoro di intercettazione di quelli che stanno dentro il centro di raccolta, facendo però un medesimo lavoro di intercettazione, ossia molto più efficace, molto più efficiente se l'operatore ecologico dentro il centro di raccolta
dire agli utenti: ecco, questo è il cassone della carta, questo è il cassone dei legnosi, dei ferrosi e degli inerti. Ah, invece no, è qualcosa di riutilizzabile, lo mettiamo con cura in quest'area che è dedicata al riutilizzabile. Quindi gestione integrata e non gestione parallela, anche perché una gestione parallela è più scomoda anche per il cittadino. Quindi è vero che le aree sono adiacenti, però teoricamente il cittadino dovrebbe fare due operazioni di scarico, poi magari insomma si creano quelle situazioni umma umma, che tra l'altro abbiamo visto anche in Svezia, no? Cioè, quindi layout dove apparentemente c'è questa separazione, poi tutto avviene in barba al layout del tracciatore di raccolta, perché se si rispettasse il layout e si mantenesse, come dire, una separazione dei beni durevoli, come se fossero di una razza diversa rispetto agli altri materiali, ecco, sarebbe più scomodo per tutti, poi essenzialmente, e a partire dall'utente. Quindi in termini più tecnici e economici c'è anche un costo di transazione in avanti più alto per colui che conferisce i beni. Un problema grosso, e forse è il più grosso, viene poi dall'idea di poter cedere al dettaglio in loco i beni durevoli che sono stati conferiti presso il centro di raccolta o in adiacenza al centro di raccolta. Cosa intendo dire per sincronismo? L'offerta deve incontrare la sua domanda. E il fatto che si ponga una stanzetta o una stanza più grossa, adesso non importano tantissime dimensioni, al lato di un centro di raccolta, ha come premessa l'idea che quello che arriva io riesco a distribuirlo, ignorando che il fatto che esistano migliaia di operatori dell'usato in Italia, cioè non è casuale. Gli operatori dell'usato esistono perché forniscono un valore aggregato che è in gran parte selezione e assortimento. L'operatore dell'usato in Italia, come nel resto del mondo, raccoglie, dopodiché non è che presenta in modo grezzo ciò che ha raccolto sperando che qualcuno se lo compri, fa un lavoro di assortimento dove ci vuole expertise, ci vuole cura, ci vuole passione per il proprio lavoro, ma soprattutto servono delle fasi intermedie di selezione, stoccaggio, riassortimento. Anche l'operatore più vulnerabile, l'ambulante abusivo del mercato di periferia, fa questo lavoro di assortimento che nei centri di riuso è più difficile fare. Faccio un esempio molto concreto, cioè, arriva una famiglia magari in difficoltà, dice: mi regalate un letto? Dice: no, non ti possiamo regalare il letto perché adesso abbiamo una credenza, un tavolo e due divani e un sacco di libri. E dice: ma a me serve il letto e mi spiace, non ce l'ho. E dopodiché la credenza, il tavolo e due divani rimangono là, a un certo punto si buttano perché sennò non entra più niente al centro di riuso e si mette qualcos'altro. Arriva il letto e dice: ok, allora adesso finalmente abbiamo il letto. Sì, ma la famiglia che aveva bisogno del letto il mese prima si era già trovato il letto. Arriva però qualcuno che ha bisogno del divano, ma tu non ce l'hai perché l'hai buttato, perché non hai un sistema appunto di assortimento, di rotazione, di stoccaggio o di selezione previa che possa essere, diciamo, sostenuto. E quando accadono questi problemi, il centro di riuso si rende conto che non riesce a regalare, non riesce neanche a vendere se prova a vendere, o perlomeno sì, qualcosina riesce a fare, però non in una scala sufficiente a sostenersi. E quindi cosa si tende a fare? Cosa tende a fare il gestore medio del centro di riuso? Tende a non avere un orario di apertura normale per un negozio. Dice: sì, non sono un negozio, sono un centro di riuso. Sì, però poi se vuoi diventare punto di riferimento, che la gente venga e sappia che ci sei, devi essere aperto tutto il giorno. Quindi no, io non ce la faccio a sostenere i costi di essere aperto tutto il giorno, lo faccio solo il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina. Bene. Quindi tu non solo ti aspetti che le persone facciano degli sforzi per un doppio conferimento, cioè sì, lo fanno in nome dell'ambiente, ma dovrebbe anche mettersi in agenda e ricordarsi che tu ci sei solo il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina. Quindi è difficile che ci sia un alto livello di adesione quando non c'hai la comodità, non c'hai l'accessibilità
No, quindi di questo va tenuto conto. Dopodiché, ovviamente, a peggiorare le cose quando magari dall'alto si impongono dei sistemi di tracciabilità che sono completamente insostenibili. Le Marche per molti anni non sono aggiornate, non so se continuano a farlo. La Regione Marche imponeva ai suoi centri di riuso di compilare una scheda per ognuno degli oggetti conferiti. Questo significa che se qualcuno arrivava che aveva svuotato casa, un garage, dice ho 150 oggetti, ok, facciamo la doppia operazione, scarico tutto al centro di riuso, vedo quello che è riutilizzabile, il centro di riuso vuole, poi magari ricarico nella macchina, vado al centro di raccolta al lato, oppure sposto le cose come posso fino al centro di raccolta al lato, però poi il centro di riuso mi chiede, tra l'altro, in tutta questa complicazione, mi chiede anche di compilare una scheda per ogni oggetto, una scheda con varie voci, attenzione, quindi io, quanto avevo detto, 70-80 oggetti riutilizzabili, mi metto a compilare 70-80 schede, ci passo l'intera giornata, quindi è ovvio che questi sistemi funzionano in modo diverso da come è scritto che funzionino, perché poi nell'operatività è impossibile seguire questo tipo di regole. Ecco, a partire da queste considerazioni, che avevamo già chiare 20 anni fa in realtà, cioè Occhio del Riciclone ha provato a immaginare e anche a proporre dei modelli di filiera legata alla gestione dei rifiuti che riuscissero a ottenere il massimo riutilizzo. Quindi non modelli eccentrici, attenzione, modelli simili a quelli della gestione di qualsiasi frazione recuperabile di rifiuto. Quindi intercettazione presso i luoghi deputati, primo stoccaggio, impianto di trattamento autorizzato all'end of waste e poi rimessa in circolazione presso i canali di seconda mano, eccettuate altre frazioni che potranno essere avviate ai canali di riciclo o dello smaltimento se non c'è altra alternativa. Badate bene che non è una novità per i flussi di beni durevoli conferiti tra i rifiuti funzionali con filiere di questo genere, perché è già esattamente quello che accade con gli indumenti. Nella raccolta dei rifiuti tessili l'opzione di recupero prevalente è la preparazione per riutilizzo, cioè i vestiti per circa il 60% sono avviati a canali di seconda mano, quindi non c'è nulla di strano, anzi c'è di strano, cioè, ma perché per quanto riguarda i mobili e altre frazioni non si concepisce un sistema del genere, ma c'è questa, diciamo, anomalia di voler creare un sistema parallelo presso i centri di raccolta anziché un sistema integrato di filiera? La risposta è molto semplice, è che nel decreto del 5 febbraio del 1998, tra come dire, le prescrizioni di recupero dei rifiuti tessili, era indicato esplicitamente il reimpiego, per altre frazioni non erano indicate opzioni di recupero diverse dal riciclo ed altre opzioni, cioè, comunque non era indicata la preparazione per l'utilizzo. Quindi come nasce il movimento dei centri di riuso? Nasce con l'idea positiva di creare un escamotage rispetto a una norma che assurdamente non ti consente di preparare per il riutilizzo i rifiuti riutilizzabili. Quindi, dato che non era possibile riutilizzare tutto quel ben di Dio che aveva nei centri di raccolta, perché c'era una norma nazionale, una norma europea, il comune nel suo piccolo, l'associazione nel suo piccolo, dice ok, se stare dentro il regime del rifiuto è così complicato, allora mi crea un regime parallelo al rifiuto che però perlomeno mi consente di riutilizzare. Quindi fin qui lodevole, perché iniziative dal basso che cercano di riutilizzare come possono. Dopodiché però, se vogliamo mandare a scala, se vogliamo creare il massimo riutilizzo e vogliamo poi al lato magari anche creare sviluppo locale, posti di lavoro e perché no, anche risultati sociali, solidari, dobbiamo mandare il meccanismo su scala. Se l'obiettivo è mandare il meccanismo su scala, perché dovrebbe esistere una differenza di filiera e anche dal punto di vista formale tra i centri di preparazione per riutilizzo e i centri di riuso? Perché dal 2020, conosciamo tutti la legge 116, non c'è più alcun dubbio, la preparazione per il riutilizzo si può fare. Per cui la domanda di fondo è: ma
dal 2020 in poi ha senso parlare di centri di riuso? Perché il rischio è che il decisore, il ministero e chiunque partecipi al dibattito, cioè, sia tentato di trovare delle soluzioni di spartizione ispirate a criteri politici, ma non di utilità collettiva e criteri tecnici. Quindi per me il criterio tecnico è dire punto al massimo riutilizzo, che è l'obiettivo di utilità collettiva. Se l'obiettivo non è mettere d'accordo i vari indotti e devo mettere d'accordo l'associazione con l'impresa, con la cooperativa sociale, con la multinazionale, okay, diamo un po' una fettina di torta a tutti, no? Ok, questo sarebbe un approccio mediocre e non legittimo. Se l'obiettivo è il massimo riutilizzo, cosa devo fare io con questi beni durevoli che mi arrivano nei centri di raccolta o attraverso le raccolte domiciliari dei rifiuti ingombranti? Dovrò intercettarle con cura, portarle a un primo stoccaggio, portarle poi successivamente a un impianto di trattamento dove si crea la selezione, si creano gli stock necessari a portare queste merci, a rimettere in circolazione attraverso i canali di seconda mano che ci sono in Italia e anche all'estero, esattamente come succede con gli indumenti, con alcune differenze operative date dalla differenza conformazione dei prodotti, dalle differenti dinamiche di mercato. Però basicamente lo schema dovrebbe essere questo. Anche perché, e chiunque gestisca o abbia familiarità con il filiale di recupero, questo concetto insomma, lo conosce, bisogna preservare la qualità del flusso. Quindi immaginate, raccolta dei rifiuti tessili, contenitori stradali, cooperativa sociale o azienda che raccoglie rifiuti tessili, lo fa gratis, o addirittura paga qualcosina al comune per poterlo fare, perché poi sa che può rivendere gli indumenti e sostenere i propri costi operativi e magari avere anche qualche margine per fare solidarietà. Questo perché riesce a farlo l'azienda, la cooperativa che raccoglie gli svuotamenti? Perché riesce a lavorare gratuitamente? Perché conosce la qualità dell'indumento conferito nei contenitori e sa che se la rivende poi riesce a ripagarsi tutti i costi, eccetera, eccetera. Che cosa succederebbe se arrivasse qualcuno e dicesse no, perché la prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti, quindi apriamo i contenitori stradali, facciamo un bello sportellino che si possa aprire e chi vuole si prende il proprio vestito. Oppure no, mettiamo un contenitore che non è di rifiuto, è un contenitore di rifiuto. Quello che non è di rifiuto ci mettiamo le cose riutilizzabili, e quello del rifiuto ci mettiamo le cose di minore qualità. Secondo voi cosa succederebbe? Che nessuna cooperativa o azienda sarebbe più disposta a raccogliere gratuitamente il rifiuto tessile, perché gli hai tolto la crema, gli hai lasciato qualche qualità riutilizzabile, ma gli hai tolto la crema, quindi gli hai fatto saltare completamente il punto di equilibrio e la convenienza dell'operazione. Questo che significa? Che poi a saldo viene fatto meno riutilizzo, cioè non si arriva al massimo riutilizzo, si arriva a un minor riutilizzo. Quindi analogamente con i mobili e con gli altri beni durevoli, il flusso deve rimanere unito, a monte per integrare i costi, per essere più efficiente nelle operazioni di intercettazione, per far sì che anche il conferitore abbia il servizio più comodo e quindi sia anche motivato a fare la differenziata, e perché poi le fasi successive di recupero possano funzionare. Quindi in questo momento noi forse più che parlare dei centri di riuso dovremmo parlare dei mercati di questi beni durevoli, che non sono solo in Italia ma sono anche all'estero, in Europa orientale, in Africa ci sono moltissimi compratori, analogamente a quanto succede con gli indumenti, compratori che attualmente lavorano in gran parte con flussi tedeschi, francesi, belga, austriaci, svedesi, inglesi, provenienti non di rado da realtà dell'economia sociale che non sempre, però in molti casi sono strafinanziate dal pubblico. Questo significa che poi che nella misura in cui questi finanziamenti di questi enti dell'economia sociale dei paesi più ricchi del nostro, ecco, se questi finanziamenti sono proporzionali addirittura alla
alla rotazione delle merci, ecco cosa succede? Che questi cedono stock gratuitamente. Quando abbiamo fatto un'analisi di mercato, occhio di riciclone, in Tanzania, noi abbiamo trovato prodotti, proprio ancora con l'etichetta, di centri di riuso belga, che poi siamo andati a parlare con questi centri di riuso belga e diciamo, ma scusate, ma com'è la vostra economia? Perché in Tanzania ci sono le vostre cose e ci hanno detto che gliele avevate regalate. Quindi come fate a mantenere tutti i posti di lavoro, delle intercettazioni, se poi regalate le cose? Dice, no, perché noi comunque almeno al 75% siamo finanziati in varie forme dallo Stato, dall'ente locale. Dice, ah ok, che bello. Ma io come Italia, nel momento in cui dovrò perseguire il massimo riutilizzo, come farò se a rivolgermi a domande estere, se ho questo tipo di concorrenza a farmi dumping, se ho una sorta di finanziamento pubblico all'esportazione? Cioè viola completamente tutte le regole dell'antitrust del commercio internazionale. Quindi su questo insomma dovrebbe concentrarsi chi ha a cuore il massimo riutilizzo dei beni. E considerate, sui centri di riuso c'è anche un altro rischio, ossia il centro di ricerca Rifiuti Zero, gli amici Danilo Boni, Rossano Arcolini, Bertinelli, hanno fatto una ricerca in cui hanno mostrato, almeno l'ultimo aggiornamento che ho letto, che il 54% dei centri di riuso regala le cose in cambio di un'offerta economica, in cambio di un contributo economico, non mi ricordo come lo chiamano. Scusate ragazzi, a me questo si chiama commercio nero. Ma finché me lo fa un'associazione del territorio a fini benefici, dico sì, è a nero però è a fin di bene. Ma immaginatevi se il modello dei centri di riuso, che adesso saranno 100-200, diventasse generalizzato, se avessero migliaia di centri di riuso, se diventasse il sistema. Cioè un sistema basato sulla vendita al nero, e noi abbiamo già l'esperienza dei rifiuti tessili, degli indumenti usati, cioè dove sono parrocchie, cioè raccolte, poi vendita al nero, cioè è montato un settore, poi camorrista in parte, di centinaia di milioni di euro. Quindi se noi queste 600.000 tonnellate, 3 euro al chilo, stiamo parlando di 1 miliardo e 800 mila euro di valore potenziale al dettaglio, lo lasciamo in una situazione completamente, cioè, fuori controllo e fuori dal regime di controllo del rifiuto, ma noi non stiamo facendo prevenzione, non stiamo facendo rifiuti zero, stiamo facendo un'operazione tremenda, stiamo riproducendo, e forse anche in modo peggiorativo, cioè, gli stessi problemi che ci sono stati con gli indumenti usati in passato. Quindi adesso noi siamo in tempo di prevenire la situazione ed entrare in modo un pochino più tecnico e meno politico nella pianificazione di questi sistemi. Parlavo con un amico del Movimento Rifiuti Zero, dice sì, ma se non ci fossero i centri di riuso, le aziende di igiene urbana non farebbero il riutilizzo, perché non sono interessate, proprio per una questione strutturale, sistemica, cioè non hanno i driver di interesse per fare il riutilizzo delle aziende di igiene urbana, perché se non ci fosse la soluzione che fa il centro di riuso non si farebbe nulla. Ecco, allora io rilancio dicendo ok, creiamo i driver di interesse perché l'azienda di igiene urbana possa mettere in piedi dei sistemi, delle filiere industriali controllate e orientate al massimo riutilizzo. Driver di interesse, punto di partenza, disaccoppiare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclo all'interno degli obiettivi di recupero, perché adesso c'è benissimo che ci siano degli obiettivi di recupero ambiziosi, però va da sé che se non ci saranno poi degli obiettivi specifici di preparazione per il riutilizzo, si darà priorità al riciclo per tutta una serie di ragioni. Quindi ha ragione il Movimento Rifiuti Zero quando dice questa cosa. La soluzione però, più che centri di riuso, che credo che abbiano fatto storia, insomma hanno avuto il loro ruolo, però appartengono al passato, ecco, cioè il futuro sarà positivo dal punto di vista del riutilizzo se si disaccoppieranno gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclo. Quindi l'idea è semplice, è ragionevole, tra l'altro non ce la siamo inventata noi, viene avanzata anche da un gran numero di soggetti a livello europeo, è che gli obiettivi di recupero siano disaggregati e ordinati secondo quella che è la gerarchia dei rifiuti che indica la legge e che tutti conosciamo.
grazie per l'attenzione e per l'ascolto, arrivederci.